in queste settimane sono successe tantissime cose. E anche il fatto che comunque non ho pallino e vuoi o non vuoi l'avrei voluto portare all'altare insieme a me. Faccio le valigie e per un paio di giorni vado da mia mamma. Magari riesco a schiarirmi un po' le idee. Ho preso la decisione di non sposarti e vi volevo dire che mi faccio le valigie e per qualche giorno starò dalla nonnella. Che sposerò mamma Giulia a tutti i costi. E quindi non ho intenzione di sposare papà Antonio. Però io ho bisogno dei miei spazi. Che significa i due spazi, scusa? Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Giulia, Lucio, ciao. Oh, dimmi. Credici, stavo pensando una cosa, no? Credici se guardiamo qualche ristorante per il matrimonio? Proprio adesso, sto lavorando. No, vabbè, facciamo dopo, per favore. Fammi finire di lavorare. E 10 minuti vengo. Ma vabbè, cerca di staccare un attimo, dai. Così almeno stacchi il cervello, non pensi più a lavorare. E pensiamo a una bella cosa e scegliamo il ristorante dove andare. Cioè, stavo lavorando comunque. Vabbè, sì, fai una cosa. Nel mentre vai a preparare una tisana e così nel mentre io finisco di lavorare poi parliamo del matrimonio, cioè del ristorante. Va bene, dai. Va bene, tisanina, la tua preferita, vero? Giusto? Ok, te la vado a fare e arrivo. Finalmente sei andato di là a fare sta benedetta tisana. Ok, tisanina per il mio amore, la mia futura sposa, e non vedo l'ora di sposarla. Così si rilassa un attimino e scegliamo il ristorante più bello che c'è in tutta Italia. Macchiette e macchiettine, voi non ci potete credere, sono alquanto stressata. Ho tutta l'organizzazione di un matrimonio intero sulle mie spalle. E Giulia fai questo, e Giulia prendi il tavolo più bello, e Giulia al ristorante questo non mi piace, e Giulia prepara questo, e Giulia cosa dici? Ah, Giulia il vestito l'hai preso, ah il parrucchiere Giulia. Cerchiamo un bel ristorante, bello, spaziale, comodo, e dove fanno da mangiare buono specialmente. Poi dobbiamo scegliere le bomboniere, la sedazione dei tavoli, il vestito e la macchina, tante cose belle. Quindi andiamo a sentire che mi dice. Ragazzi, credetemi, io sto esaurendo. E se non lo sapessi, papà Antonio mi ha fatto la proposta di matrimonio. Ecco, guarda. È una bella sorpresa. Secondo me piacerà un sacco questa super sorpresa. Secondo voi la mamma dirà di sì? Ah, ecco perché uno due e l'altro tre non siete voluti. Mi vuoi sposare? Quindi non vuoi accettare? Sì, non voglio essere egoista, perché è una cosa bellissima sposarsi. Ah, ok, sta arrivando papà Antonio. Ah, eccoti. Amoruccio, la tisanina come piace a te, ai frutti di bosco. Grazie. Tisanina tutta da te. Sì, vuoi grazie. Zucca, no? Sì, una bustina, okay. Sì, grazie. Adesso vedrete, lui ogni cosa vuole farlo veramente sfarzoso il matrimonio e io invece vorrei fare una cosa semplice. Lui si vorrebbe sposare in chiesa e io mi vorrei sposare in comune. Quindi non siamo d'accordo. Eccoci. Su niente. Ok. Sto arrivando. Benissimo. Ok, benissimo. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa. Che bravo maritino che hai. Ti faccio la tisanina. Futuro marito. Futuro marito. Ok, allora, dato che alla fine tu sei sempre più complicato, io ho fatto già una planimetria di tutto quello che io vorrei. Perfetto. Innanzitutto mi vorrei sposare in comune. Ok, in comune. Sì, in comune. Ma quale comune? È fatto bello il matrimonio alla chiesa, con tutti i petali rossi che ci circondano in tutta la chiesa, con tanta gente lì davanti. Che fai in comune, scusa? Perché in comune? No, allora, avevamo detto che ci saremmo sposati in comune, ok? Ma in comune non è bello. Ma io non mi voglio sposare in chiesa. Cioè che cosa fai? Entri dentro, facciamo la firma e ce ne andiamo. Mamma! Vabbè, allora, facciamo una cosa. Meno male che mi ha chiamato Chiara. Cerca di scriverti le idee. Ma vieni un attimo! Sì, amore, arrivo! Ok! Io te lo dico già, se ci sposiamo in comune, bene. Se no, amici come prima. E non mi sposo, io te lo dico, Un pochettino mi puzza come cosa, perché la chiesa è così bella quando uno si sposa. Perché lei vuole sposarsi in comune? Che grigli, ero di là con tuo padre. Pensavo che eri in salotto. Meno male che mi hai chiamato, Stella. Sai perché? Tuo padre si vuole sposare in chiesa. Vabbè, adesso fammi scegliere il ristorante e poi vediamo. Ok, questo qua. Hai capito? In chiesa. E che problema c'è, mamma? Come che problema c'è, mamma? In chiesa, tu lo sai che io volevo sposarmi in comune, non in chiesa. Ma in comune. Vediamo un po' lei, quale ha scelto. Ma c'è nulla. Ma aveva detto che stava cercando il ristorante, ma non c'è nulla. Giulia! Sì, in comune. Mi sta chiamando. Oh, Anto, che c'è? Oh, in questa casa non si capisce mai niente, papà. Sì, sarà
adesso arrivo. Vai giù. Oh, dimmi, che c'è? Allora, ma come mai non c'è nessun ristorante che hai guardato tu, scusa? Perché non vedo nessun ristorante. Allora, abbiamo detto che va bene, può passare il fatto della chiesa o del comune, ma avevamo detto che l'avremmo fatto a casa nostra, così eravamo tranquillamente liberi. A casa? Ma avevi detto che cercavamo un ristorante, scusa, perché adesso hai deciso a casa, scusa? Ma poi cos'hai? Ti vedo strana, Giulia, veramente. Lo facevamo nel giardino. Ho capito, ma prima mi hai detto, guarda, devo cercare il ristorante per le feste. Lo facciamo a casa, appunto, basta. Vabbè, ciao. Vi piacciono i miei prisma? Sono super belli. Praticamente questo è il semaforo rosso. In casa, assolutamente in casa, te lo dico già. Cioè, addirittura adesso vuole il ristorante. No, io te lo giuro. Il ristorante più bello. No, allora Chiara, a me questa cosa non mi va più bene. Non ho capito cosa stai parlando. Sto parlando del matrimonio. Adesso addirittura vuole farlo al ristorante, che abbiamo un sacco di spazio qua fuori, e tuo padre vuole farlo al ristorante. Io te lo giuro, io non ce la faccio più. Vado giù di sotto. Ragazzi, credetemi, ma non pensavo che fosse così complicato organizzare un matrimonio. Non capisco come mai si comporta così. Amici, io li vedo troppo stressati su questo matrimonio, mamma e papà. Cioè, sono strani in questi giorni con sto matrimonio. Mi voglio sposare in chiesa, no, io in comune. Oh, mamma mia, quanto ci vuole per decidere una cosa? Amoruccio, scusami, ma per il vestito alla fine cosa hai deciso? Almeno okay. Il mio vestito lo posso decidere io o anche vabbè, il vestito? Volevo solo sapere se dovevi decidere. Ecco, quindi fatti i tuoi e tu scegli il tuo vestito, perché io non ce la faccio più. Quindi il tuo vestito te lo scegli tu, il mio me lo scelgo io e basta! Addirittura mi grida. Cioè, ma Giulia, ma tutto bene? Sì, Antonio. Cioè, non capisco bene, perché mi devi gridare. Allora, è da San Valentino che tu mi hai fatto questa benedetta proposta di matrimonio. Però, ok? Mamma mia. E praticamente sono passati 10 giorni? Quasi? E tutti i giorni parli di questo benedetto matrimonio. Io non ce la faccio più, ok? Posso essere umana? Allora, e questa cosa non va bene, io scelgo la casa e tu scegli il ristorante. Te o se vuoi ti faccio una camomilla, perché ti vedo troppo agitata. Ecco, anzi, fatela anche tu la camomilla. No, io sono tranquillissimo, guarda. Allora, facciamo una cosa, ok? Perché adesso io mi sono veramente stancata, ok? Speriamo che almeno non si lascino con la storia del matrimonio. Anzi, ti parlo da tranquilla. Brava. Ok? Io sto mettendo in discussione la nostra relazione, non per non continuare a stare insieme, ma per... Mamma! Basta! Me ne vado sul divano. Ciao! Io non ho più parole, macchiette e macchiettine. Non riesco a capire come mai Giulia si comporta in questa maniera. Mi è passata pure la fantasia. Ciao, amore. Tutto bene? C'è? Ma secondo te la mamma come mai è così, scusa? Che mi risponde sempre male. Sto organizzando una cosa bella per lei, a cercare ristoranti, vestiti e tante cose belle per il matrimonio, e lei mi continua sempre a rispondermi male. Allora papà, secondo me o le stai mettendo troppo ansia la mamma, ma troppo non sto fredda. Dicendo nulla, io sono tranquillo, voglio solo ricordare, io non è che voglio stressarla o renderla agitata. O forse un'altra spiegazione ci sarebbe, tipo? Se il primo o il secondo, vabbè, leggiamo il secondo. Diego sentiva che qualcosa gli premeva sul... Oggi non riesco neanche a leggere. Ho un cerchio alla testa pazzesco. Vabbè, guardiamo un po' di video. Io non riesco a capire, forse sarò sbagliata io, però in queste settimane sono successe tantissime cose e anche il fatto che comunque non ho pallino e vuoi o non vuoi l'avrei voluto portare all'altare insieme a me, e ha fatto parte della mia intera vita, mi è stato regalato da papà Antonio quando abbiamo fatto un anno di fidanzamento e sarebbe stato bellissimo con il vestito, e già me lo immaginavo col suo smoking, col suo papillon, e invece no, però sembrerebbe che quasi tutti se ne siano dimenticati, ma cioè per me non è facile. Vabbè, forse non so neanche io che cosa fare. Vabbè, quasi quasi faccio le valigie e per un paio di giorni vado da mia mamma. Magari riesco a schiarirmi un po' le idee. Macchiette e macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystero. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Capito, Chiara, insomma è così, guarda. Scusate, potete venire un attimo di là che bisogna parlarvi.
Mamma mia, arrivo! Finite. Allora, sedetevi un secondo che ho bisogno di parlarvi. Allora, ho preso una decisione. E vai! No, non ci è... Ci sposiamo? No, non è bella. Ho preso la decisione di non sposarti, perché... Niente, vabbè, non devo dare spiegazioni a nessuno, ma soprattutto... La spiegazione non la devi dare a me, perché non mi vuoi sposare, scusa. E in questo momento non mi sento pronta del matrimonio, a parte quello. E vi volevo dire che mi faccio le valigie, per qualche giorno starò dalla nonna Lella. Addirittura, ho bisogno un attimo, sì, ho bisogno un attimo di spazi. Quindi, Chiara... ti spiego, amore. Hai presente come quando tu ogni tanto vai a dormire dalla nonna, dai cuginetti, perché magari vuoi stare un po' con loro? Ok, io ho bisogno di stare un pochino con la nonna, di capire un attimo. Quello che è successo in queste settimane mi ha segnato abbastanza, soprattutto di pallino. Io so che tu questi giorni senza di me, un paio di giorni poi torno, quindi stai serenissima, stai tranquilla. Dillo anche a Diego, tanto siete con papà, siete in ottime mani. Oh. Ecco, già immagino che farete delle cose bellissime a casa tuo papà e Diego da soli. Vabbè, e dammi un abbraccio, amore, vado a farmi la valigia, porto solo due cose, un paio di giorni, amore mio, e torno, ok? Tu accetto. Quanti giorni? Due. Domani sera sono già di ritorno, ok? Scusami, ma non capisco perché devi andare via. Anto, dammi due giorni di tempo per pensare. Ho capito, okay? Ma cosa ho fatto di male? Perché devi andare via? Non avete fatto niente, non avete fatto niente voi. Sono io in un momento di... un pochino di stacco, che ho bisogno di prendermi due giorni. Cioè, la nonna abita qua a fianco, cioè tu puoi venire quando vuoi, ok? Devo solo un attimo scrivermi le idee, ok? Va bene, dai, ok, dai, puoi andare, dai. Bacio. Se proprio devi. Quando fa le valigie, a dopo. Vabbè, vai, dai, se proprio devi. Io ci penserò anch'io tutto questo, dai, va bene? Prenditi tutto il tempo che ti serve. Ok, grazie, Anto. Eccoci qua, amici, sono quasi pronta per andare a nanna e avevo bisogno un attimo di staccare dalla routine e ovviamente casa di mia mamma è qua vicino, quindi state tranquilli, qualsiasi cosa che Chiara e Diego volessero io tornerei a casa tranquillamente, quindi state serenissimi, ma avevo un attimo bisogno di tempo per capire effettivamente se ho intenzione di sposarmi oppure no. Quindi è un po' dura la situazione, però stanotte di dormire e domani di tornare a casa con un'idea abbastanza chiara. E più passano le ore e più sono abbastanza determinata a non sposare papà Antonio. Ho una super paura che le cose possano cambiare e quindi non ho intenzione di sposare papà Antonio. Spero domani mattina di cambiare opinione. Se nell'eventualità che non cambiasse opinione, mi toccherà domani andare da papà Antonio e dirgli come stanno le cose. Va bene, amici, io dal bagno della nonna Lella vi saluto e vado a nanna, che sono abbastanza distrutta. Ciao! Allora, amici, dopo aver passato tutta la notte e tutto oggi a casa di mia mamma, ho preso una decisione, quindi sto andando a casa e nulla, ho deciso di parlare con papà Antonio e dire che cosa ho intenzione di fare, quindi andiamo a casa. Questo è fantastico! Ti piace? Bellissimo! No, vabbè, il cuore tutto colorato! Quando arriva la mamma? Fantastico, non lo so, amore. Mi manca, vero? Manca a me un pochettino. Oh, ma tanto arriva, arriva, arriva presto. Così almeno torniamo di nuovo tutti insieme, ok? Vai. È vero? Ti sarà chiarita le idee? Sì, secondo me sì, dai. È stata un po' con la nonna, quindi ha avuto, diciamo, due giorni da stare tranquilla. Sì. Secondo me, appena torna, è più in forma di prima. Sicuro? Vero? Giorin Giorello. Comunque sono un po' stanchino, Chiara e Diego. Vado okay. Sul divano io, ok? Va bene? Okay, va. Posso andare? Sì. Voi giocate, eh? Ok. A dopo. A
dopo. Dico che noi decisi, ne facciamo due alla mamma. Io gli darò questo e tu ne fai un altro, va bene? Cosa? Di pizza. Ok. Io faccio... Faccio la partita della play così mi distrago un pochettino. Un'altra cosa, macchiette e macchiettine. In questi due giorni ho riflettuto una cosa: che sposerò mamma Giulia a tutti i costi. Quindi non vedrò l'ora che arrivi. Bimbi! Eccomi, ciao! Allora, cuccioli, mi siete mancati tantissimo. Mi hai dato la scossa. Sì, ti ho dato la scossa. Come è andata oggi senza la mamma a casa? Un po', perché mi mancavi. Oh. Allora, papà dov'è? Ho bisogno di parlargli. Era in cucina, però ora è lì. Ah, eccolo, è sul divano. Allora, bimbi, che ne dite se mi aspettate un attimo in cucina che devo parlare con papà? Ok, io nel frattempo finisco pizza. Ah, ok, sì, il pizza, ok. I pizza, vabbè, ci vediamo dopo. Ciao, allora. Ciao. Bimbi, arrivo subito, parlo un attimo con papi. Anto, ho preso una decisione e ho bisogno di parlarti. Sì, amore mio, ciao. Vieni a sederti pure qua vicino a me. Ciao, non vedevo l'ora che arrivavi. Sì? Bocino, amore mio. Che non mi baci? Così, no? Sì, tranquillo. Allora. Sai, è andato tutto bene in questi sì, due giorni? Benissimo. Ti sei riposata? Molto. Allora, mamma come sta tua mamma? Molto bene, sì, grazie. Bene. La nonnarella sta bene. Allora, voglio un attimo parlare senza la presenza dei bambini con te perché ho riflettuto in questi due giorni. Lo so che mi vuoi sposare. Dai, prendiamo un po' di tempo. Allora, prendiamo un po' di tempo e poi ci sposeremo, dai. Io sinceramente non so come dirtelo e sono abbastanza agitata perché non so da che parte iniziare. Sono successe varie cose in queste settimane e forse la mia voglia di dirti di sì per il matrimonio è stata forse troppo affrettata. Quindi ho deciso di essere in stand by un attimo per il matrimonio e non ho intenzione di sposarti. Vabbè, l'importante è che stiamo insieme. Sì, no, se non ci vogliamo sposare, ci sposeremo più avanti e l'importante è che stiamo insieme. O mi vuoi anche lasciare? No, assolutamente, non ti voglio lasciare, ma in questo momento... Abbiamo due bambini, non ci possiamo lasciare. Assolutamente. Ci dobbiamo amare e andare avanti. Ok, però io ho bisogno dei miei spazi. Che significa i due spazi, scusa? I miei spazi che in questo momento non ti dico che voglio una pausa perché non prenderei mai una pausa perché ti amo, ma... cioè, pensavo che tu mi capissi, invece voglio sposare una persona che mi comprenda a tutto tondo, quindi niente. Ma per il momento non ti comprendo a tutto tondo, scusa. No, per il momento, vabbè, voglio prendermi un attimo, un momento per riflettere. Vabbè. Di nuovo? No. Cioè, ti sei presa due giorni sì, per riflettere. Ok, ma torni di nuovo qui. Non è un momento facile per me, anche tu sai quello che è successo a Pallino, quindi... Ma che c'entra Pallino con noi? Non è che è stata colpa nostra? Lo so, che però... Che c'entra? Ok, ho capito, e mi dispiace questa cosa, però tu sai che avrei voluto anche lui all'altare Pallino, e niente, vabbè, e non mi va di continuare, vado di là dei bambini che le ho promesse e poi andavo subito. Macchiette e macchiettine, c'è qualcosa che non mi torna. Lo scoprirò. Iscrivetevi al canale e vi aggiornerò per tutte le cose che avverranno in futuro. E lasciate qui sotto nei commenti cosa potrei fare io per conquistare di nuovo mamma Giulia a sposarmi. E come potrà finire. Ciao macchiette. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi. Iniziamo a cercare, Diego e Corro che ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super